Questo qua è quello che stavi cercando. Benvenuto nella recensione della C6 Big da 24 terabyte. Vai con la sigla. Allora ragazzi, benvenuti in questa recensione. Ci tengo già a fare un bel disclaimer, ovvero questa review qua non sarà affatto sponsorizzata, quindi non ce ne sono sponsor, e questo prodotto qua lo possiedo da ben 3 anni, quindi non sarà una banale recensione come tutte le altre che sono scopiazzate o comunque ispirate, bensì questa è una recensione, un feedback 100% pratico e dovuto dalla mia esperienza. Quindi, perché ho comprato questo NAS? In realtà questo qui non è un vero NAS perché non ha un Ethernet, quindi non ha la possibilità di essere collegato alla rete e poter essere usato con più computer, però per comodità lo chiamerò NAS, quindi diciamo perdonatemi il termine. Allora, ho comprato questo NAS che, come vedete, è formato da 6 dischi, quindi 6 bay, perché io lavoro con i video. Io sono un videomaker, tra l'altro sono il fondatore di Videomaking per Cugini, e comunque insomma mi conoscete qua sul mio canale YouTube come Angelo Capalbochelli, e come lavoro principale faccio il videomaker, quindi ho a che fare con materiale pesante sia in full HD, slow motion, 4K e così via, e lavorando già con tanti clienti e anche su YouTube quasi da subito avevo già iniziato a accumulare un sacco di giga, se non terabyte. Infatti prima possedevo questi dischi qua, li usavo singolarmente con un adattatore, e poi ero passato a questi dischi qua. Ho dovuto comprare questo NAS, o comunque stavo cercando un NAS perché volevo risolvere una volta per tutte il mio problema di archiviazione. Il fatto di avere un disco come questo è molto importante perché noi abbiamo un problema ricorrente. A noi non interessa tanto salvare i dati su un disco come questo, metterlo da una parte e poi chi si avesse visto, bensì avere la possibilità di avere un archivio ibrido, io lo chiamo così, ovvero poter, nello stesso momento che hai accumulato dati, poterli andare a riprendere, a riscrivere, modificare e poi rimettere, diciamo, da parte. Per fare questo hai bisogno di banda, hai bisogno di velocità, sia in lettura ma soprattutto in scrittura. Quindi avere dischi singoli, lavorare con dischi singoli, avevo il problema della lettura e della scrittura, della velocità di questi ultimi due elementi. Quindi perché questo la sì è una figata e in questi 3 anni, anche se mi è costato quasi 3.000 euro, non lo rimpiango e sono felicissimo e mi ha risolto un problema assurdo. Sono felice perché questo disco qua, con la sua capacità di impostarsi a un RAID 5, ha la possibilità di essere impostato in modo tale che i dischi meccanici che sono qui all'interno si possono combinare, si possono unire in un unico disco, ma unendosi ottengono due benefici. Uno, che sono molto più veloci e collegati in Thunderbolt 3, perché questo si collega in Thunderbolt 3 o in USB-C, ha la possibilità di avere una velocità di lettura scrittura di quasi 1 giga al secondo, che è tanta roba. E l'altra cosa positiva è quello che il RAID 5 ha la possibilità comunque di avere un potere di backup, lo chiamo così, ovvero se uno di questi dischi dovesse rompersi, hai la possibilità, inserendo un nuovo disco, di salvare tutto, quindi di rifare una rielaborazione del RAID e comunque avere tutti i tuoi file sicuri e salvi. Questo è, diciamo, il principio del RAID 5. Il problema dei RAID e dei NAS è che non è importante soltanto i dischi che inserisci, ma è anche la parte software. Se tu ad esempio volessi fare un NAS da solo, comunque non è che metti 6 dischi insieme con i cavi e funziona. C'è comunque una parte anche di processore, di RAM, cioè i NAS non sono così banali, c'è comunque una scheda logica all'interno. Infatti io ero un po' titubante nell'acquistare questo, perché quando compri questo tipo di dischi, tipo della LaCie, che sono dischi con un software proprietario, hai un po', diciamo così, la paura di avere dei limiti, delle restrizioni a livello di software. Quindi nel caso in cui il software dovesse avere qualche crash, qualche problema, sei fregato. In realtà non è così, mi sono trovato veramente bene. Il software RAID Manager è veramente fatto bene.
A parte che si aggiorna costantemente, quindi questa cosa qua ti fa ben sperare, ma soprattutto ogni volta che voi accendete questo disco partono una serie di check molto molto interessanti, sia a livello di qualità, sia a livello anche di salute dei dischi, quindi hai la possibilità di sapere ogni volta, ogni giorno, la salute di questi dischi. Vi dico anche questo, ci sono stati delle volte, 2 o 3 volte in 3 anni, quindi comunque pochissimo, che un disco non venisse letto. La cosa figa è che togliendolo e reinserendolo comunque lui è ripartito, quindi non ha avuto alcun tipo di problema. Per dirvi che anche i dischi in sé, che sono dischi Seagate da 7200 rpm, sono dischi veramente, veramente buoni, e infatti non ho mai avuto un vero fallo. Quindi anche la struttura in generale, sia a livello di design che è in completo alluminio, e sia dal punto di vista anche della reazione, delle connettività, quindi 2 Thunderbolt 3, un USB-C, poi vabbè, c'è anche la porta per bloccarlo con il lucchetto e ovviamente l'alimentazione, è veramente fatto bene. Cioè la costruzione è molto molto buona, anche a livello di design, cioè fai una bella figura. Quindi se lo metti accanto a un MacBook Pro o a un iMac sembra veramente un prodotto Apple. So che sicuramente non è una cosa che principalmente ti interessa, perché ovviamente compriamo questa cosa per far sì che funzioni, vada veloce, non ci siano problemi. E ragazzi, oltre quindi al design, la sostanza c'è e funziona veramente da Dio. Ho lavorato sempre con Final Cut, ogni tanto uso anche Premiere, ma comunque il mio software principale è Final Cut, e non ho mai avuto più il problema del drop frame. Per chi non lo conoscesse, non è altro che una notifica, cioè una finestrella che il software ti fa vedere e ti blocca, diciamo, il montaggio momentaneamente, perché ti dice che ehi, il tuo disco è troppo lento, faccio fatica a renderizzare il tutto. Questo non è un problema di Final Cut, è proprio in generale. E quindi cosa accade? Accade che tu puoi avere anche un computer da 3.000 euro, quindi hai una potenza di calcolo assurda, ma senza un disco esterno di qualità a livello di scrittura e di lettura, soprattutto però di scrittura, hai quindi un cono di bottiglia. Questa è una cosa che, cioè, non dipende da, appunto, dalla potenza della macchina, ma dalla velocità dei dischi e anche dalla connettività, ovvero Thunderbolt 3 che va a 40 giga al secondo come banda, quindi è il suo massimo potenziale. A livello di versus fra la velocità dei Drobo e dei Lassie, a livello di editing video il Lassie vince 10-0 rispetto ai Drobo. E soprattutto quello che ti consiglio come videomaker è questo. È vero che questo costa, perché 24 terabyte, quindi 4 dischi da 4 terabyte, con tutto la scatola, la garanzia dei dischi e così via, ti costa quasi 3.000 euro. Ho visto che su Amazon costa adesso 2.500 euro e in 3 anni si è svalutato pochissimo, quindi cioè veramente tanta roba. Capisco che possono essere tanti soldi, ma fare un fai da te in questo campo qua è un qualcosa che io non consiglio. E non consiglio non perché mi piace spendere, ma perché con i dati non si scherza. Cioè tu devi essere sempre sicuro al 1000% che non ci siano problemi con questo qua, quindi con un NAS che tu possiedi, che tu utilizzi giornalmente, perché questo per me, cioè per me è più importante questo che l'iMac, no? Giusto per capirci, qui c'è tutto. Qui ho tutto all'interno, ho anni ormai di materiali, di roba, sia a livello per i clienti, sia miei personali, che in entrambi i casi hanno tanto valore. Io preferisco spendere un po' di più prima, ma avere la sicurezza che a distanza di tempo sono sicuro. E questo è quello che è successo. In 3 anni non ho mai avuto problemi, ed è una macchina veramente veramente bellissima. E poi la cosa positiva fra le tante è quella che si può espandere. Ora non lo faccio perché nell'aprire i dischi, poi dopo reinserendoli, dovrebbe il software ricollegare, quindi dovrei aspettare un po' di tempo. Però la cosa figa è che questi 6 dischi qua possono essere tolti, smontati la parte di chassis in metallo, in plastica, e possiamo mettere altri dischi più capienti. Quindi adesso, se io volessi fare un upgrade da 24 terabyte a ad esempio 60 terabyte, non ci sarebbe alcun problema, perché tanto
funziona, cioè tolgo tutti, li rimetto, quindi compro quelli nuovi, sempre della Seagate, e il disco si creerà da solo un nuovo RAID, e con il software del RAID Manager avrai la possibilità di settare il disco come vorrai tu. Quindi io sono rimasto veramente felice e so che i soldi che ho speso 3 anni fa ancora valgono, cioè... Veramente ragazzi, questo è l'affare migliore che un videomaker possa fare nella propria carriera. Se fai questo di lavoro e hai già tanti file, metti i soldi da parte e compra questo, perché questo veramente ti farà risparmiare tantissimo tempo. Credo che con questo abbia risparmiato il doppio, il triplo, forse anche il quadruplo del tempo nei lavori. Il problema è quando tu hai delle timeline molto grandi, cioè se tu monti un video con un singolo livello, un po' di titoli, un po' di b-roll, tranqui, ma quando tu hai progetti grossi di clienti o tuoi personali, quindi con più livelli, color, effetti, così via, puoi avere anche un computer da 10.000 euro, ma se non hai questo, tu dalla sofferenza, perché dovrai aspettare un sacco di tempo ogni volta che carica il software, oppure che va a scatti, che è una cosa veramente da tirare le testate, a causa di questo perderai un sacco di tempo, quindi grazie a lui potrai risparmiare tantissimo tempo. Io vi lascio qui sotto con un bel po' di domande che sono sicuro che mi farete. Questo per me è un deal, come dicono in inglese, ovvero un affare assoluto, cioè te lo consiglio, ripeto, capisco che è costoso ma è una figata, e niente, quindi per qualsiasi cosa commentate qua sotto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.